ci dava niente. Siamo artisti allo sbaraglio e ogni volta facciamo più che uno sbaglio. Ma se alla fine non ci avete capito niente, non è colpa vostra che non avete strumenti. Ma siamo noi che siamo matti veramente. Noi siamo fatti così e speriamo da farvi divertire. Iniziamo subito per scaldare la sera commedia che si intitola Centro Moda Configni. Proseguiremo con I Promessi Sposi e termineremo con Striscia la Notizia. Quindi iniziamo subito con Centro Moda Configni. Grazie. Se no, da mo che sarebbe fargli tutto un negozio? Se un paese è piccolo, la gente è poca, ecco noi siamo tre a magnacce. Ma giù, ma non è che qui su, è che qua c'è la casa dei cefali, e da casa dei gentili, e bisogna saper parlare bene. Tu come dici oggi parlarci di oggi, un po' devo scrivere le scianne, no? Oh, hai capito, io mi avevo presentato in comune a Porta Corvinusa, dove mi vestito, ma che faccio di male? Fanno che guardano un dialetto e poi quando me lo proprio tutti, ce li mando, appena appena. Quando vai così, guarda, già ce ne va pochi dei clienti, quando per noi c'è così cacci via. Oh, senti, se il bene Gigetto vanno pure io. E poi, come fa a stare allegro e tranquillo che ne sta succedendo una peggiore? Buongiorno. Ecco, questo è un altro problema. Non capisce niente. Ah, ho deciso, voglio fare il salto di qualità, adesso mi iscriverò a un bel corso di moda, voglio andare anch'io da Valentino, oddio scusatemi se scioglio il ritmo, voglio andare perché voglio fare un salto di qualità, io me ne voglio andare da Buffini, io sono donna, devo essere realizzata, voglio sentirmi mia. Sai che bella coppia, ma femmina, anch'io. Fino a chiedo. Non c'è voglia che non c'è voglia.
quanto sono bella stasera. Stiamo in un po' a vedere chi è. Mi romperà le scatole, stiamo a parlare d'affari. Oh, mi sono cresciuto in primeri, ma domani mi faccio la ceretta. Ma erano quelli cristiani che quando non la guardavo si mangia su sopra. Certo che quello guadagna bene, c'è sempre uno entra e uno schiappa. Anche c'è le cavolate, rimanere di via di sotto terra. No, devi far tutto io. Bravo! Guarda, 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 è il fiore
già così. Bravo. Diciamo che spari. Girati. Oh, perché metti pure la un attimo. Guardi là per cortesia, guardi lo specchio. Guardami. La donna gli occhi la guarda a te, non guarda a te. Guardi, ecco, guardi sua moglie. No, mettete da qua allora se guarda moglie. E se guarda moglie io posso piangere su. Oh, ma dice che sentiva, quello è vero? Io avevo visto le spalle, sto un palmo dal culo. Oh, spalle, 55, scrivi! 55 mi porta. Metti il braccio, quasi quasi una. Allunga sto braccio, ma non si preoccupi. Ma l'allungo, così ti avvio l'idro, ma non l'ha fatto mai fatto. Allora, è il lavoro mio. Ma fatto? Sì, fidati. A me sembra così me lo avvio, così mai. Si sopportano, mamma mia, sta gente di campagna, il gusto ci guadagna. Braccio 105 e passa sta avventura. Un attimo che prendiamo i lardominali. Lardominali lo stato ranzi, che significa? Dove ranzi significa? Quando si è calmato le passavo. Quando si è calmato le vedo. No, quando si è calmato lui sono io. Sorellina mia, che clienti, che villani, che bussurri. Come una qua la doccia e sta tutta sudata, eh? Mamma mia, ne faccio più questa gente. Ma tu sei matto? No, no, io facciamo credere che tu sei in mano. Tu, dammi vedere, andiamo su, fatti nascondere, tu passa a fare tutto il mondo. Male, c'è come un gioco! Cosa, signora? Oddio, quando succederà? E io non appuntamento. Tu subito, immediatamente. No, ti devo dire una cosa, che un mago non ce l'ha tanto da fare, poi bisogna fare una seduta spiritica. Sì, ma io ho i soldi subito. Va bene, signora mia. Allora, se procedi di domani alle 2:30. Sono disposta pure a pagare 5.000 euro. Va bene, signora, ma non ho messo. Ma i soldi, ha seduta spiritica. Io ho paura.
me queste cose mi fanno impressione, io ho paura. Sono a pensare che tremuto. No, ma è facile, eh? Facilissimo, eh? Però noi ci facciamo qui da prendere le lacianelle, e Sara. Sono tutta fresca e leggera, mi sembra una farfalla. Che stava da parlare? No, niente. Oh. Niente, già oggi hai combinato abbastanza facile. A me che colpa mia? Io mi voglio fare il salto di qualità, il salto nell'auge della moda. Senti, a me la differenza tua, gli oggetti non mi piacciono. Sei sempre il solito scostumato. Senti, basta così, aggiustata, muoci, andiamocene, che pensiamo abbiamo pensato di mani. Ah sì, domani alle 4:30 bene. Bene, i lavori da casa, dobbiamo fare certi lavoristi. E che lavoro? E tu stacca un lavandino, che dopo fa, non lo sai? No, stappo io. Ah no, eh? Come stappo io non stappa nessuno. Ma sta sbagliato, stappa tutto da sfiato. Però stappo io. Ah, fermate, come sfiato io, non sfiata nessuno. Ma sta sbagliata, ci sta la frigna guarnizione. No, la guarnizione no, perché sono troppo stretta, a segra, fa male. Ci sta un salame come voi. Ma lo salame faccio io. E io lo piglio intero. Oh, I don't drink.
guarda me, 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 trenge sì e trenge e poi no, no. Trenge sì, trenge no. Trenge sì, trenge no. Venuti qua certi brutti, le piglia in corpo.
salto di qualità. Guarda che per caso i fantasmi sono questi, eh? Come sono leggera. Fantasmi! Un attimo che se stanno a rivestire, eh? Che si suonano la tromba. Andiamo! Ma guarda, erano questi, erano questi! Famiglia nominata. Questa è Luisa, la moglie di quel gran cornuto di Marzo. E lui e Gino, che non è che poteva trombare quella. Cioè, scusate, fegato, no? Il marito di Peppa. Non fatti entrare io nel retro bottega. Ah, allora non è come mandarmi. Che villano. Sono due piccioncini che volevano soltanto trombare. Dubai. Comunque, poi probabilmente c'è Santi lì, tu devo scrivere la lettina perché Santi ce l'è. Mamma mia, che emozione! Possiamo fare! Adesso potrò dimostrare tutto il mio talento. Oh, tenta! Sì! Ma certo che non ti è pertinente! Non sono lontano! Ma noi mo vogliamo fare e stiare le moda a Parigi, a Piazza di Spagna! A Tordellino! Sei sempre il solito! Guarda, oh, tu mi sei lucido, come sono bella! Sì, posso partecipare pure io? Sì, partecipiamo tutti quanti! Ma c'è le sfilate, ma tutti quanti, no? Sfiliamo? Sfiliamo, sì! Così! Piede avanti l'altro, muovi l'anca, il bacino, guarda il culino e muovi e cammini. Allora presento io. No, certo. Se permetti la sfilata è la mia, ma gestisco io, ma pappo io. Adesso facciamo sfilare per primo Gino. Siamo nella piazza di Convigne e stiamo per trasmettere la sfilata di Molotta. Di Chanel. Grazie, grazie, niente applausi, grazie. Come se ne vuole. Adesso sfida Gino. Movenze elastiche, stile slanciato, modello steampunk lungo. Ora sfida Luisa. Curve importanti, stile rapace, modello barghino. Adesso sfida Veronica, la mia sorellina del cuore. Movenze perpetue, stile canonico, modello Ferrari. Scusate, adesso tocca a me la prima donna. Movenze graziate, in baffe minate, sempre modello orecchie mozze. Sempre Milano, sempre Milano. Comunque, guarda, io ce l'ho pure le orecchie mozze, ma a me piace rosicare, chi non resica, non rossi, che poi rosico tutto io. Perché sento vanno da Valentino Mario! Eccomi, sono io il mio. Ma come? Perché? Ma guarda che male. Quando gli avvia le misure? Le misure che hanno misurato. Mi faccia tanto schifo, eh! Ma visto che fai le misure che ti ha preso? Dopo. E dico sì, e dico no!